Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura l'economia con i dati diffusi da Confindustria e Cresa relativi al manifatturiero abruzzese nel primo semestre del 2017. Andiamo a vedere insieme il servizio realizzato da Paolo Renzetti. Il sistema manifatturiero abruzzese mostra una lieve fase di crescita con risultati sul mercato interno migliori di quelli sull'estero e incrementi su base annua assai più contenuti di quelli su base semestrale. Lo dicono i dati pubblicati e resi noti oggi dal Cresa Abruzzo e da Confindustria. Sono dati confortanti che vanno nella direzione, di una ripresa. Noi li stiamo presentando in questa occasione per la prima volta unitamente al Cresa, con il quale abbiamo fatto un accordo, e quindi per la prima volta stiamo presentando questo piano concentrato nelle due posizioni associative, Camere di Commercio e Confindustria. I dati sono in ripresa, certamente, in linea con quelli nazionali e quindi europei. In Abruzzo c'è da fare ancora molto, però, perché per agganciare ulteriormente la ripresa bisogna che ci sia una pubblica amministrazione che recepisca le esigenze delle imprese, che abbandoni in qualche maniera la cultura anti-impresa che continua a imperversare nella nostra regione. Una pubblica amministrazione 4.0 in pratica, perché noi siamo lanciati come imprese nella evoluzione di questo nuovo paradigma produttivo che è costituito dall'industria 4.0, ma per tenere le velocità e l'evoluzione di questo nuovo schema operativo bisogna che ci siano risposte concrete anche da parte della pubblica amministrazione. Ed ora una notizia di cronaca. Hanno usato l'acetilene per compiere il terzo colpo in un mese alla stazione di servizio Kuwait di Terra Bianca lungo la superstrada Teramo Mare. Il boato dell'esplosione avvenuta verso le 3:30 ha fatto saltare la cassaforte, ma non è stato abbastanza forte però da svegliare i camionisti che dormivano nei loro mezzi nell'area di sosta del distributore. Stavolta la banda ha preso di mira la cassa automatica dove il personale versa il denaro alla chiusura dell'esercizio. Ieri sera c'erano poco più di 1.200 euro, i ladri li hanno presi lasciando cadere solo qualche banconota bruciata. Sono ingenti, li vedete, i danni alla struttura. La stazione di servizio Terra Bianca è stata presa di mira già il 20 novembre scorso, quando fu rapinata la commessa del bar annesso all'area di servizio, aggredita da un uomo incappucciato che si è fatto consegnare 30.000 euro e il 4 dicembre con un bottino di oltre 10.000 euro. E proseguiamo con la politica. Presentato oggi a Pescara dall'assessore regionale Donato Di Matteo, il disegno di legge in materia di urbanistica, norme di governo, tutela e uso del territorio, che è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta abruzzese. Vediamo insieme il servizio. Assessore Di Matteo, oggi un convegno importante qui all'Aurum a Pescara per parlare di tutela e di uso del territorio. I dati più importanti della giornata saranno per la prima volta una legge urbanistica con poche pagine, rispetto a quella che era l'andazzo storico, dove si facevano quei grandi faldoni che solo per leggere ci volevano i mesi e complicavano la testa sia all'utente sia all'amministratore e sia al legislatore. L'altro aspetto che è poi collegato al primo è la sburocratizzazione, che è una necessità, un'esigenza della società moderna. Va detto che poi tra le finalità la forza di questa legge è quella che cerca di coniugare in maniera significativa il rapporto tra il governo del territorio, che dovrà essere sempre legato alla sostenibilità, alla vivibilità e alla qualità del territorio stesso, senza utilizzo, evitando di utilizzare nuovi terreni, per cui scinde la parte edificata dalla parte non edificata, a differenza del passato dove nei piani regolatori c'erano le aree e nella parte edificata c'è la possibilità di spaziare per la rigenerazione, per il recupero dei fabbricati, i meccanismi di perequazione, compensazione, tutto quello che può essere anche interpretato nel rapporto pubblico-privato per rilanciare l'edilizia.
Circa 1000 iscritti e 11 circoli territoriali. Questi primi numeri del Movimento Azione Politica. Ieri c'è stato a Pescara l'evento di lancio dal titolo Aziona l'Abruzzo. Il coordinatore regionale del Movimento Civico Gianluca Zelli ha annunciato anche il dialogo in corso con Fitto e Costa per presentare la lista alle prossime elezioni politiche. Vediamo. Sono 11 i circoli territoriali in cui orbitano almeno 100 attivisti, 4 i direttivi provinciali all'Aquila, a Teramo, a Chieti, a Pescara e 5 i gruppi di lavoro tematici su cui si elabora il programma secondo i temi turismo, welfare e sanità, lavoro, impresa, agricoltura ed Europa. Sono i numeri con cui si presenta il Movimento Azione Politica che ad oggi conta circa 1000 iscritti. L'imprenditore Gianluca Zelli, ieri pomeriggio a Pescara, ha raccontato la sua idea del movimento civico nell'evento Aziona l'Abruzzo. Azione Politica è un movimento civico che chiaramente nasce dalla base, dal territorio, dall'ascolto delle persone, e l'obiettivo chiaramente è quello di ridare dignità alla politica e soprattutto alla sua vera funzione, che è quella di dare risposte ai territori. Quale sarà il primo banco di prova di Azione Politica? Ma sicuramente stiamo lavorando per fare in modo che siano le elezioni politiche, quindi stiamo muovendo in quest'ambito. Ci sono buone opportunità in questo momento di ragionare con la lista laica che si sta costruendo all'interno del centrodestra, quindi prossima settimana speriamo di dare qualche risposta anche su questo. Il nuovo movimento civico liberale e popolare di area di centrodestra è partito quest'estate aggregando varie esperienze provenienti dal mondo civile e da quello politico. Uno fra tutti, l'ex vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli. Sì, è un progetto nuovo che ha dentro tanto entusiasmo, forse giovani ma anche esperienza. Oggi l'antipolitica rischia di demolire tutto senza proporre nulla da ricostruire. Noi abbiamo voluto evidenziare le criticità ma allo stesso tempo fare delle proposte concrete che siano anche sostenibili grazie a uno studio che c'è alla base di questo progetto ma anche all'esperienza amministrativa di alcuni di noi. Restiamo ancora a Pescara, andiamo a vedere l'Ecoforum Abruzzo 2017, una giornata incentrata sul riciclo dei rifiuti con la premiazione dei comuni ricicloni, ovvero tutte quelle realtà virtuose abruzzesi in costante crescita nell'ambito dell'economia cosiddetta circolare. I dati sono positivi con un aumento del 50% del riciclo in Abruzzo. Sentiamo. Numeri positivi per il riciclo nella nostra regione Mazzocca, dati importanti che evidenziano un raddoppio del riciclo nei comuni della nostra regione. Sì, un aumento del quasi del 50% rispetto al dato dell'anno precedente, e ormai la metà dei comuni d'Abruzzo hanno queste performance che superano la media nazionale. Un dato importante che va sicuramente per il quale va dato sicuramente atto ai comuni e sindaci che hanno saputo interpretare le politiche tese a realizzare sui propri territori una vera circolarità nell'economia, ma certamente anche se fosse anche in minima parte un riconoscimento della bontà delle azioni e delle politiche messe in campo dalla Regione negli ultimi 3 anni, perché è riuscita non solo ad approvare il nuovo piano di gestione dei rifiuti che prevede un ricorso univoco ai temi del riciclo, del recupero, del riuso, e un chiaro e secco no a ogni ipotesi di incenerimento, ma che nel frattempo è riuscito a mettere in campo attuando una serie di iniziative, circa 120 interventi disseminati sul territorio per realizzare la prima parte della rete regionale del riciclo attraverso piattaforme ecologiche, impianti di compostaggio, centri di raccolta e centri di riuso, senza i quali impianti, parlare poi di economia circolare, dare concretamente la possibilità ai comuni di agire, diventa davvero opera difficile. Andiamo in provincia dell'Aquila, mancano i posti letto in ospedale, bambini non accolti in pediatria ma spediti ad Avezzano dal capoluogo di regione. I sindacati insistono da tempo sulla revisione della pianta organica. Sentiamo insieme il servizio della redazione aquilana.
Una carenza cronica di posti letto all'ospedale San Salvatore e non fa eccezione la pediatria dell'Aquila, un reparto di eccellenza che è anche un pronto soccorso pediatrico di tutto rispetto. Fatto sta che a causa di questo in più di un'occasione è stato chiesto di far ricoverare i propri bambini ad Avezzano. È accaduto la scorsa settimana per un caso di broncopolmonite ed è accaduto ad una bambina che aveva necessità di un intervento chirurgico, altrimenti sarebbe stata parcheggiata addirittura in geriatria. Non ci sono posti, andate ad Avezzano, questo si sono risentiti rispondere dei genitori. Una carenza, dicevamo, che non è assolutamente una novità e che ripropone il problema della distribuzione probabilmente dei posti nel nosocomio aquilano. Il dramma è che molti utenti vengono parcheggiati in altri reparti, così accade anche al pronto soccorso. La situazione si aggrava nei periodi di ferie in inverno, quando sono sempre di più le richieste. 360 posti letto in totale ci sono nell'ospedale di San Salvatore, ma evidentemente sono mal distribuiti. I sindacati ormai insistono da tempo sulla ridistribuzione della pianta organica. Dopo una lunga attesa, ripetuti incontri e reiterate promesse, è stato finalmente pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo il bando Caregiver 2017 a favore dei familiari che devono assistere 24 ore su 24 minori in età pediatrica con disabilità gravissime. E questa è una parte del comunicato dell'associazione Progetto Noemi, che esprime soddisfazione per la pubblicazione attraverso il suo presidente Andrea Sciarretta, che è il padre della piccola Noemi di Guardia Grele, 5 anni, affetta da atrofia muscolare spinale, l'ASMA 1. L'associazione è stata in prima linea per far istituire il fondo nel 2015 e poi di volta in volta per garantire l'adeguata copertura economica, arrivando spesso ai ferri corti con la Regione. Il bando 2017 infatti era atteso dal mese di aprile, ma il budget da 200.000 euro è stato assegnato solo martedì scorso con l'approvazione all'unanimità in Consiglio regionale di un emendamento. Dal mese di aprile continua la nota dell'associazione: lottavamo per avere queste risorse in bilancio. Noi, dice Andrea Sciarretta, avevamo chiesto in realtà una copertura di 280.000 euro per ampliare la platea dei beneficiari, ma ci riteniamo comunque soddisfatti. L'importante infatti era attivare il bando nel più breve tempo possibile. Villa Dorotea, braccio di ferro tra proprietà e sindacati, si lavora per trovare un accordo e garantire soprattutto 70 posti di lavoro, quelli attualmente impiegati, che servono insomma a dare respiro anche al territorio della provincia dell'Aquila. Vediamo il servizio. Amica Assistenza, la cooperativa che subentrerà nella gestione di Villa Dorotea, scolpito a Help Donna di Alfonso Piccinini, garantirà il rientro di tutti i 70 lavoratori finora con il fiato sospeso, questo almeno a parole. La proprietà, e cioè l'imprenditore Enrico Vittorini, aveva già fatto sapere di non poter riassorbire i 70 dipendenti, attaccando duramente i sindacati attraverso le pagine di Abruzzo Web. Assistenza Amica in realtà ha stipulato un contratto per la gestione il 4 dicembre con la proprietà, ma questo in assenza dei sindacati CGL, CISL, Willu, GL e Narsind, a 3 giorni dal tavolo prefettizio che era stato convocato e nel quale i sindacati avevano chiesto a Vittorini di riassorbire 70 dipendenti, facendo traghettare alla vecchia cooperativa Help Donna di Piccinini la gestione sino al 31 dicembre, scartando quella soluzione che, cioè il 4 dicembre, era stata messa su carta. Fatto sta che i sindacalisti non hanno partecipato alla presentazione di Amica Assistenza, che è rappresentata da Liviana Corona. Amica Assistenza, secondo la proprietà, è in grado di assicurare il lavoro, loro no. La stessa cooperativa ha annunciato attraverso una nota di riprendere tutti i lavoratori con le stesse condizioni. Nella nota di Amica Assistenza si leggono anche le dichiarazioni a nome del vice sindaco Liris, il quale, presente, invita le parti a trovare una rapida intesa al fine di tutelare l'offerta sanitaria e il livello occupazionale. Del resto parliamo di 70 dipendenti che finora restano alla finestra e guardano con trepida attesa quella che sarà la soluzione. Continuiamo con il nostro giornale. Gli impianti e la cabinovia dei prati di Tivo riapriranno appena conclusi gli interventi di messa in sicurezza antivalanga che la provincia di Teramo sta effettuando sul versante della montagna teramana. Intanto il forte vento di questa notte ha provocato danni consistenti in molti comuni dell'entroterra e a Castel Castagna è volato via l'intero villaggio di Babbo Natale. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli.
La provincia di Teramo torna a gestire direttamente gli impianti e la cabinovia dei prati di Tivo. Quest'anno però con tanta sicurezza in più, grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro del Master Plan che prevede interventi antivalanga sul versante della montagna teramana. Così ultimati i controlli di sicurezza e sistemati i conti in rosso delle passate gestioni, per il presidente Renzo Di Sabatino questa sarà, neve permettendo, un'ottima ripartenza per la stazione sciistica. Ci sono varie opere e vari impianti che devono essere realizzati. Partono intanto da un sistema appunto molto, molto tecnico, che non saprei neanche spiegare, di sicurezza in presenza di eventuali rischi valanghe, un sistema per il quale c'è in corso la progettazione, anzi è terminata. C'è tra l'altro un'unica società che fornisce questa impiantistica, che si chiamano Obelix. Naturalmente a regime questi, diciamo, impianti ci saranno per la stagione successiva. Nel frattempo noi stiamo mettendo in campo tutta una serie di accorgimenti attraverso acquisto comunque di materiali che aumentano la sicurezza e anche attraverso, diciamo, una più pressante vigilanza da parte dei valangologi. L'assemblea dei soci aveva dato il mandato, perché nel momento in cui ha approvato il budget della stagione aveva dato il mandato per l'apertura al 15 dicembre, cioè ad oggi. Ci sono state due problematiche. La prima, vabbè, non c'è neve, quindi diciamo la situazione è quella che è. La seconda è che il forte vento ci ha rallentato i lavori di messa, diciamo, di ripristino. La provincia da un anno a questa parte ha messo in campo un'attività che è volta a tenere aperta la stazione sia d'inverno che d'estate, ad avere una certezza dei costi, perché per esempio quest'estate, nonostante la riapertura in ritardo, peraltro come altri anni, tutto sommato la stazione è andata inutile. Vedremo adesso i costi di questa stagione. Stiamo riducendo considerevolmente i costi della società partecipata. Io conto l'anno prossimo di tornare a proporre agli operatori privati la gestione degli impianti. Intanto, a causa del vento di questi ultimi giorni, si contano danni consistenti in tanti comuni della montagna teramana. A Castelcastagna, per esempio, il villaggio di Babbo Natale è letteralmente volato via, ma i bambini lo sanno che è solo una magia. In una notte le renne lo ricostruiranno. Sabato prossimo alle 18 nella cornice di Piazza Salotto a Pescara si svolgerà il concerto gospel di Natale dal titolo Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. L'appuntamento musicale è proposto dall'Associazione Culturale Art in Lab, Laboratorio di Arti e Media Digitali, e patrocinato dal Comune di Pescara. Il concerto unirà due cori e proporrà un repertorio non solo natalizio ma legato a tutto lo stile gospel. Sentiamo l'intervista all'assessore comunale alla cultura di Jacopo. Già quest'estate facciamo un'iniziativa sempre curata legata al gospel con molti concerti, è un successo straordinario. Abbiamo pensato allora, visto che il gospel si lega anche alla spiritualità e quindi deve contraddistinguere anche il periodo di Natale, pensiamo di farla quindi in piazza aperta alla città, per far sì che questa grande passione per il gospel possa arrivare a coinvolgere tutta la città, facendola uscire dai luoghi istituzionali dove abbiamo fatto in passato, teatro eccetera, per regalarla al cuore della città in un momento in cui si può stare insieme con la musica, con testi importanti, con bei momenti, insomma un gospel per tutti. Invito i cittadini a venire a partecipare, a venire in piazza, a godersi questa grande musica, questa grande storia musicale che sarà per tutti in piazza e che è questo momento che caratterizzerà senz'altro il fascino del Natale con il fascino della cultura. Cambiamo decisamente argomento. Avviare il percorso che conduce verso il riconoscimento del marchio IGP a tutela del prodotto simbolo dell'area vestina, cioè l'arrosticino. Se ne è discusso a Civitella Casanova nel corso di una tavola rotonda organizzata dall'Associazione Anno Mariano 1954 in collaborazione con l'Accademia dell'Arrosticino. Vediamo insieme il servizio di Vestina News. Qui a Civitella parte un percorso possibile per arrivare a un marchio IGP per quanto riguarda l'arrosticino d'Abruzzo. Stiamo cercando con gli amici dell'Associazione Anno Mariano 1954 di
avviare un percorso per arrivare ad un marchio di qualità europeo, un marchio IGP, quindi identità geografica protetta, perché crediamo che sia l'unico modo per tutelare questo prodotto, per promuovere una ricaduta economica sul territorio, evitando che l'arrosticino venga fagocitato da realtà extraregionali. L'obiettivo è quello di dare strumenti di identificazione di questo prodotto, certificato nel suo legame con il territorio, su basi di qualità che premino la buona fede dei consumatori e che diano appunto alle imprese la possibilità di promuoversi meglio di più, non solo sul territorio italiano, ma anche in un contesto internazionale, come già molte imprese fanno vendendo all'estero i propri prodotti. Quindi crediamo che l'IGP sia una occasione ed una necessità irrinunciabile. Crediamo fortemente in questo, diciamo, prodotto, che è il prodotto principe non solo di Civitella ma di tutto l'intero comprensorio, e speriamo appunto che insieme ai produttori e a chi comunque lavora in questo campo si riesca a capire l'importanza di questa diciamo così, iniziativa. Forse in questo periodo di difficoltà per quest'area bisogna remare tutti dalla stessa parte. Certamente, credo che questa è la prima condizione affinché si possa riuscire a promuovere qualcosa che di suo giova fortissimo come l'arrosticino, e stare insieme farà sicuramente la differenza. Ieri il Pescara ha superato il Francavilla per 4-1 in amichevole. In gol Benali, Cocco e Mancuso con una doppietta. Si è rivisto in campo Cesare Bovo, che nella seduta singola mattutina odierna si è allenato con il gruppo al pari di Fiorillo, che difenderà regolarmente i pali della porta delle Pescara. Si è fermato anzitempo Cocco per un fastidio ai flessori. Con Novara saranno assenti Balzano, Ganz, Pigliacelli, Latte e Campagnaro. Quest'ultimo al nostro microfono aveva dichiarato di sentirsi l'ultima ruota del carro nel gruppo di Zeman. Sull'argomento è intervenuto il presidente Daniele Sebastiani, che ha anche smentito voci di dimissioni del tecnico boemo dopo la gara di Cesena, e ha parlato del suo viaggio in Romania ad inizio settimana. A meno che non l'abbia detto a qualcun altro, ma a me sicuramente il mister non ha detto che si dimetteva, anche perché, ve lo dico, perché tanto non ho sicuramente peli sulla lingua, lo sapete, se si fosse dimesso non l'avrei sicuramente fatto restare, perché per me ci vuole gente convinta, non gente che devo convincere. E Campagnaro, se si mette a posto fisicamente, sicuramente diventa la prima ruota del carro, non l'ultima. È evidente che se Campagnaro non sta bene non può diventare la prima ruota del carro, perché purtroppo è vero che Campagnaro è un giocatore importante, è vero che Campagnaro può essere un leader, però voi sapete tutti quanti che poi bisogna stare in campo. Sicuramente magari qualche partita avrebbe potuto farla nel periodo in cui stava benino, però bene non c'è stato mai, quindi purtroppo non è responsabilità di nessuno. Noi sapevamo che Campagnaro poteva darci quello che poteva darci Campagnaro, e la conferma di Campagnaro è stata una conferma di consapevolezza da parte di tutti, me per primo, che è un giocatore importante, che a noi ha dato tanto, può diventare veramente qualcosa in più, però deve stare bene. Io sono andato più che per Mitrizza, sono andato per chiudere degli accordi che avevamo già messo in piedi con alcune accademie che sono lì, che sono molto attrezzate, che hanno tanti giovani bravi, e perché comunque oltre a guardare il quotidiano bisogna anche guardare il futuro, e quindi a febbraio arriverà una delegazione di questi ragazzi che verranno qui a fare una settimana con noi. E si lavora come al solito per guardare anche al futuro, e c'erano già stati tecnici, io sono andato solo per chiudere gli accordi, perché di questo poi mi occupo personalmente. Adesso scendiamo di categoria, lasciamo la Serie B per parlare della Serie C, dunque del Teramo, seduta di rifinitura stamattina per il Diavolo in partenza per Reggio Emilia, dove domani alle 18.30 affronterà la Reggiana. Non convocati Amadio e Fratangelo. Conferenza stampa di Asta, che ha scelto il 3-5-2 con Graziano playmaker, Ilari e De Grazia interni, e la coppia davanti formata da Tulli e Bacio Terracino. Ascoltiamo le ultimissime in casa biancorossa nel servizio di Ania Cantagalli.
Ultima trasferta dell'anno domani per il Teramo, che sarà impegnato in casa della Reggiana al Mapei Stadium. I biancorossi cercano una vittoria in trasferta che finora in stagione non è mai ancora arrivata, e proveranno a farlo con alcune novità di formazione, perché probabilmente dopo il gol vittoria contro il Fano Asta confermerà la scelta degli ultimi minuti di gara di sabato scorso, varerà un duo Mignon in avanti con Bacio, Terracino e Tulli, e con l'inserimento a centrocampo probabile di Graziano, visto anche il forfè di Amadio. Con due attaccanti, anche due centrocampisti, soprattutto due attaccanti, poi vedrete domani, ma se qualcuno ha già capito quali saranno le mie intenzioni, di avere dei giocatori rapidi, dei giocatori veloci per ripartire molto, perché loro è una squadra che attacca con molti giocatori, dobbiamo fare molta densità e ripartire immediatamente. Ogni partita ha la sua storia, e quindi in certe situazioni hai bisogno di uno che davanti ti difende palla per far salire la squadra, domani abbiamo bisogno di ripartire velocemente, e lui è uno di quelli, anche se esterno, che ci può far ripartire, come può essere De Grazia in mezzo al campo o i due attaccanti, dove li sceglierò domani in funzione proprio per questo motivo. Credo che, come tutte le cose, soprattutto contro questa squadra che ti dà spazio, te lo dà, quindi abbiamo bisogno il campo aperto, gente che corre, ecco, quello soprattutto sarà la scelta, è stata la mia scelta in settimana. Domani sarà anche l'ultima gara del girone di andata, dopo la prima giornata di ritorno che si giocherà venerdì prossimo proprio qui allo stadio Bonolis contro il Mestre, e Asta esprime anche un desiderio di fine 2017. Mi piacerebbe pensare già da un po' la positività che io devo trasmettere anche alla squadra nell'usare un po' di più. Dobbiamo usare, lo possiamo fare, ma non perché prima eri una maniera e adesso le ultime partite sei diverso, no, perché non è questo, è qualcosa di inconscio, a volte è vero, il risultato ti condiziona, il pareggino va bene, piano piano, invece dobbiamo pensare, poi ogni partita sarà una partita diversa e difficile, che anche a Reggio, partita difficile, ma voglio di nuovo ritrovare quella squadra garibaldina, una squadra combattiera che riparte a mille all'ora, che possa mettere in difficoltà gli avversari. Il tecnico biancorosso è tornato poi anche su alcune esternazioni in settimana fatte da alcuni giocatori, Bacio, Terracino e Altobelli nello specifico, che non hanno escluso la possibilità di partire nel caso arrivassero altre offerte che appunto garantirebbero maggiore minutaggio ai giocatori biancorossi, ma il tecnico è stato abbastanza lapidario quest'oggi in conferenza stampa. Chi non è contento, anche chi ha giocato molto, non è contento, non fa per noi, non può fare per nessuna squadra, secondo me. Quindi lui come altri, noi siamo aperti a qualunque soluzioni, perché abbiamo parlato con la società, vogliamo gente che rimanga convinta, perché è un progetto che è iniziato a giugno, lo sappiamo, a luglio, scusate, e lo vogliamo portare avanti. Chi non è contento perché o ha giocato tanto o ha anche giocato poco, è giusto che faccia le sue scelte, ma sono scelte sue. Noi vogliamo pensare alla squadra più che mai. Ancora un salto indietro di categoria in Serie D, il Francavilla ha annunciato l'arrivo di un nuovo giocatore, si tratta del centravanti serbo Bojan Aleksic, prelevato dal Taranto in vista della trasferta con il Monticelli, con la quale i giallorossi chiuderanno il girone di andata. Ieri la squadra di Ervesi ha disputato un buon test al Poggio degli Ulivi, come abbiamo detto, contro il Pescara. Nella sconfitta per 4-1 è andato in gol il difensore Romeo, che andiamo ad ascoltare con Andrea Costantini. Romeo, segni in campionato, segni in Coppa e ti togli anche la soddisfazione di segnare un gol in questa amichevole di lusso con il Pescara. Sì, è inutile negarlo che ovviamente fa piacere, è stato un buon test per noi oggi, abbiamo affrontato una squadra di categoria superiore, però la testa è a Monticelli, è vero, era importante fare bella figura, però è molto più importante domenica cercare di ottenere i tre punti. Senti, un Francavilla che è ai margini della zona playoff è un obiettivo chiaramente alla vostra portata, che non vuol dire che sarà facile, tutt'altro. No, di facile veramente non c'è nulla. Noi dobbiamo continuare su questa linea, da un bel po' di partite che facciamo belle prestazioni, otteniamo anche dei punti, e
Dobbiamo continuare, come ho detto prima, su questa linea, con la solita attenzione, con la fame, con la voglia di andare a prenderci il risultato, e i risultati si stanno vedendo, dobbiamo continuare così. Per preparare la gara con il Monticelli, prima cosa da fare è non guardare la classifica, che può essere bugiarda, perché il Monticelli ha appena vinto la prima partita del campionato, quindi è una squadra che è in ripresa. No, certo, tutte le partite bisogna affrontarle veramente alla stessa maniera, che si giochi con il Matelica che è primo, con i Nero Stellati che siano ultimo, Monticelli che è lì sotto. Ho detto due domande prima che dobbiamo affrontarla con la solita attenzione, con la solita fame, con la solita cattiveria, perché in questa categoria io credo che si facciano i punti con queste caratteristiche, con queste doti che una squadra deve avere. Ed è tutto anche per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.